ci sono cinquantenni che trasformano nel vero e nel giusto quello che piace loro. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Già, perché in questo modo, se io trasformo in giusto e vero quello che mi piace, alla fine sono sempre nel giusto, sono sempre nel vero. Posso fare quello che voglio, ma sentendomi a posto con la coscienza. Un po' adolescenziale. Ma non sono solo i cinquantenni a comportarsi così, evidentemente. Il cinquantenne adolescente è una categoria particolare perché è un momento in cui gli ormoni ballano. Il criterio di fondo è che ci sono momenti nella vita in cui non ci piace sentirci in difficoltà, in difetto, non ci piace sentirsi in errore. Quindi ci costruiamo attorno a un mondo che ci permette di perseguire quello che ci piace fare, sentendoci però privi di responsabilità, sentendoci a posto con la coscienza, perché anche quando la neghiamo, tutto sommato la presenza la percepiamo. Alla fine il punto è riuscire ad uscire da noi stessi o rientrare in noi stessi, dipende da che punto voglio guardare la situazione, nel senso di farmi aiutare o provare da solo, ma tornare a quell'oggettività che supera il concetto di mi piace o non mi piace, per tornare al vero, il bello, il giusto, che sono così importanti. Buongiorno e buon caffè.